Nella giornata di apertura del TTG in Fiera Rimini, allo stand dell'APT Emilia Romagna, Aeriminum ha presentato il piano di sviluppo per i prossimi anni. Per l'aeroporto Fellini di Rimini, l'obiettivo è superare la soglia del milione di passeggeri entro il 2027. Quest'anno lo scalo stima di chiudere con 290.000 passeggeri, più 40% sul 2022, mentre nel 2024 si dovrebbero superare i 405.000, numeri ambiziosi per i quali Aeriminum si è affidata a Aviation Strategy and Marketing, società leader per lo sviluppo di nuove rotte aeree. Le azioni principali saranno ottimizzare il network europeo delle low cost, individuando le rotte più significative, sviluppare connessioni con hub europei, partnership strategiche con tour operator internazionali e sviluppare collegamenti per il traffico incoming, ma anche essere più attrattivi verso il traffico di 1,4 milioni di viaggiatori che transitano ogni anno in un raggio di 30 km dal Fellini. Si sta lavorando per servire nuovi mercati di origine come la Polonia, il Regno Unito, mentre in precedenza il mercato prevalente era quello russo, che ovviamente si è interrotto a causa del conflitto. E con che tipo di azioni si può arrivare al risultato ambizioso di 1 milione di passeggeri in 4 anni? Quindi la prima cosa da fare è lavorare con le compagnie aeree per riuscire a intercettare questo 1,4 milioni di viaggiatori, passeggeri, che arriva a circa 30 km da Rimini. Quindi abbiamo un'esperienza trentennale con tutti gli aeroporti a livello internazionale e mondiale, più di 30 anni, quindi abbiamo una buona esperienza a riguardo. È un mercato molto profondo, anche la fiera che vediamo qui oggi è un'opportunità per attirare molti visitatori e scoprire e trattare anche per esempio della Motor Valley, quindi c'è molto da scoprire riguardo questo mercato. Devono collaborare nella discussione e promozione della regione, essere allineati in questo e lavorare appunto insieme. Abbiamo vissuto anni difficili per la pandemia, è ottimista per questo ambizioso risultato? Assolutamente, il turismo e la domanda di turismo sono in aumento e quindi vedo un trend di crescita per gli anni in arrivo. Noi sosteniamo gli aeroporti regionali, tutti gli aeroporti regionali, in particolare quello di Rimini per noi è naturalmente un aeroporto assolutamente strategico, perché per alzare il livello di internazionalizzazione e le presenze turistiche dei paesi esteri servono più voli e per fare più voli serve naturalmente un aeroporto più competitivo, in grado di costruire appunto una rete di collegamenti importante, diversificata per tutta la riviera e io dico anche oltre la riviera, perché naturalmente l'aeroporto di Rimini può servire un territorio molto più ampio. Abbiamo già investito 12 milioni di euro per il piano di sviluppo dell'aeroporto di Rimini, siamo pronti con la nostra azienda di promozione turistica a sostenere delle campagne di promozione attraverso le compagnie aeree, perché l'obiettivo è appunto quello di superare il 30-35% a seconda delle annualità di turisti stranieri, alzare questa media, perché alzarla significa avere più turisti che hanno una capacità di spesa superiore, significa avere una permanenza media superiore negli alberghi e quindi potenziare anche la redditività delle nostre imprese. Quindi questa è la strada giusta, è la strada che dobbiamo percorrere, che anche l'estate 2023 in qualche modo ci suggerisce di fare, perché sono aumentati gli stranieri, sono diminuiti gli italiani e se abbiamo chiuso nonostante tutto una estate complicata e difficile con dei numeri tutto sommato di contenimento delle perdite, lo dobbiamo soprattutto agli stranieri e quindi su questa strada dobbiamo perseguire e continuare con determinazione a lavorare. È sicuramente un piano ambizioso, ma io credo anche a portata di mano se la parte istituzionale, qui oggi rappresentata certamente dal Comune di Rimini e dalla Regione, ma anche la filiera dei privati, si unisce per questo obiettivo. L'aeroporto è un volano fondamentale per il nostro territorio, lo sappiamo, non è retorica,
se quest'anno noi siamo riusciti come Rimini ad avere un segno positivo in un contesto nazionale complicatissimo per il turismo, soprattutto quello balneare, è stato grazie alla capacità di intercettare un segmento di turismo estero che ha superato il 30%. Bene, è evidente che per consolidarlo e fortificarlo ulteriormente dobbiamo lavorare molto sui collegamenti aerei, e quindi le premesse di oggi io credo siano assolutamente confortanti. Che impressione le hanno fatto le strategie presentate, anche alla luce del fatto che bisogna recuperare la perdita di un mercato come quello russo che sui numeri ha influito? Sì, è evidente che spesso ci si dimentica della tragedia umanitaria in corso in Ucraina, nella guerra tra Russia e Ucraina, però questa ha avuto delle ripercussioni davvero potentissime in termini negativi sul nostro territorio dal punto di vista turistico e per l'aeroporto. Quindi per recuperare queste perdite, che speriamo comunque di recuperare nei prossimi anni, si lavora sulle rotte principalmente europee, evidentemente, sui mercati di lingua tedesca, nord europei, e devo dire che la strategia che è stata messa in campo sino ad oggi ha comunque consentito di recuperare quote importanti, ma soprattutto alla luce della presentazione del piano strategico oggi di sviluppo dell'aeroporto, davvero credo che gli obiettivi che ci siamo posti siano al tempo stesso raggiungibili, ma giusti anche nella direzione dei mercati turistici di riferimento.